Quattro giorni di festa, di intrattenimento, ma soprattutto quattro giorni dove a parlare sarà solo ed esclusivamente il gelato. Questo è Sherbet Festival, una manifestazione organizzata con il patrocinio un po' di tutti gli enti della nostra splendida Sicilia, che avrà 36 espositori che si fronteggeranno in una sorta di concorso. Ma adesso parola alle immagini. Siamo con l'assessore Michele Nasca, assessore provinciale allo sport. Assessore, Cefalù diventa capitale in questi giorni sia del gusto che dello sport, e noi proprio di sport vogliamo parlare con i campionati mondiali per audiolesi di basket. Sì, io credo che sia veramente un'occasione domani questo inizio del mondiale qui a Cefalù. Il fatto che la Lega abbia scelto la provincia di Palermo e noi abbiamo concorso con i nostri impianti sportivi, fortunatamente, sia qui a Cefalù, ma domani mattina apriamo anche il palazzetto dello sport di Bagheria, abbiamo concorso a realizzare questa grande manifestazione che è un non solo sotto il profilo sociale che rappresenta, ma anche dal punto di vista sportivo, perché credetemi ci sono tante eccellenze nelle squadre che si confronteranno in questi giorni a Bagheria e a Cefalù. Ci saranno tanti paesi che potranno confrontarsi con etnie diverse, e credo che questo sia l'occasione per dimostrare come lo sport abbatta le barriere, abbatta tutte quelle che sono le diversità tra le varie nazioni e i vari popoli. Lo sport è uno strumento importante, questo è il motivo per cui io dico sempre a tutti i genitori di portare i ragazzi alle varie discipline sportive, perché crescano meglio, e domani con questo mondiale per sordi, dove saranno coinvolte tutte le nazioni, si vedrà qual è veramente la differenza fra il modo di confrontarsi nel sociale normale fra le persone e quello che invece accomuna la gente nel mondo dello sport. Domani è una grande occasione per il nostro territorio e soprattutto per tanti sportivi che vorranno assistere ad un'eccellente gara che vedrà protagonista la città di Cefalù e la città di Bagheria. Siamo con il neo assessore allo sport del comune di Cefalù, Giuseppe Barranco. Giuseppe, oggi inaugurazione dello Sherbet, una quattro giorni internazionale dedicata interamente al gelato, e il mondo dello sport è stato vicino a questa inaugurazione perché sono state ufficialmente presentate tutte le squadre cefaludesi che l'anno prossimo parteciperanno alle varie discipline e ai vari campionati, quindi hanno sfruttato questa sorta di passerella che è lo Sherbet. E appunto, come tu hai ben detto, la quattro giorni per il gelato, dove a parlare sarà solo e soprattutto il gelato, ma oggi alla presentazione dello Sherbet Festival a parlare sono state anche le associazioni sportive locali. Dobbiamo premettere che si coincide benissimo la data dello Sherbet Festival con l'inizio dei campionati sportivi, e ormai sta diventando quasi un classico dello Sherbet Festival a presentare le associazioni sportive locali e quindi dare un buon in bocca al lupo affinché si possa affrontare una stagione agonistica importante facendo dei buoni risultati. Lo Sherbet ti vede anche coinvolto in prima persona, perché tra le tue deleghe c'è anche quella dell'igiene ambientale, quindi dell'ecologia, e ci sarà da lavorare davvero tanto. Hai già predisposto un piano di interventi? Abbiamo predisposto già un piano di interventi e c'è stato un vertice con gli operatori del lato, e ci saranno raddoppiati gli interventi durante la manifestazione, e subito dopo, quindi, della manifestazione Sherbet Festival ci sarà un intervento speciale per la ripulizia di tutte le strade. Allora, cosa dobbiamo dire alla gente? Sporcate pure. Sporcate pure.
Cefalù si conferma capitale internazionale del turismo, della cultura e adesso anche del gelato. Sì, questo diciamo è un risultato fantastico, è la quinta edizione e noi come amministratore abbiamo creduto a questa manifestazione, infatti nasce con il sindaco Guercio, ma grazie anche all'impegno di Pier Giorgio Martorana e di Davide Alamia. Oggi siamo alla quinta edizione e questo diciamo ci dà tanta soddisfazione. Certo, Cefalù è anche capitale del gelato, è qualcosa di importante. Se pensiamo che Cefalù è anche candidata al patrimonio dell'UNESCO, questo è un altro diciamo, evento che arricchisce la nostra città e quindi un punto in più che diamo alla nostra cittadina per aumentare il turismo, soprattutto in questo periodo di destagionalizzazione. Tra l'altro io mi volevo ricollegare proprio a questo discorso dell'UNESCO perché questa manifestazione fa vivere tutti gli anfratti della cittadina al visitatore. Sì, infatti con questa manifestazione gli organizzatori non hanno fatto altro che valorizzare più punti della nostra città, punti che in un certo senso le amministrazioni comunali non possono gestire perché per i motivi legati ai bilanci e anche alla riduzione delle premialità da parte sia della Regione che dello Stato. E affidare questi beni a un'organizzazione come questa è qualcosa di molto importante perché valorizziamo il nostro patrimonio che diciamo è culturale ed artistico. Capitale internazionale del gelato, tantissimi visitatori in questi quattro giorni e naturalmente la regione siciliana nella persona dell'onorevole Cordaro deve essere qui a dare la propria testimonianza. Cefalù capitale internazionale del gelato, speriamo sia il primo passo per far sì che Cefalù sia la capitale intanto siciliana del turismo e poi mediterranea ed internazionale. Per fare questo ci vogliono tante altre manifestazioni che faremo in modo di portare nei prossimi anni in questo splendido scorcio di Sicilia e intanto però grazie a chi ha organizzato lo Sherbet, alla regione siciliana che ha dato un importante contributo per promuovere la sicilianità e soprattutto per promuovere la Sicilia. Siamo con l'assessore al turismo del comune di Cefalù, l'assessore Vito Patanella, una scommessa, questo Sherbet nella quale il paese di Cefalù, la città di Cefalù ha subito creduto. È un evento che si ripete per il quinto anno, la cosa che più mi piace raccontare è che il miglior investimento è la regione siciliana, oltre 200.000 contatti per un impegno economico di appena 160.000 euro, ogni contatto costa appena 80 centesimi, se voi pensate che su Facebook, il social network più famoso, un contatto viene pagato 1,60 euro, capite che in quattro giorni oltre 200.000 contatti costano alla regione molto ma molto meno di un investimento del più grosso social network. Tradotto, finalmente la politica investe bene, investe su avvenimenti che portano la Sicilia nel mondo, lo Sherbet ormai è simbolo di gelato in tutto il mondo, di gelato artigianale, gelato siciliano, è il simbolo che Cefalù ha esportato della nuova Cefalù, del nuovo investimento sul turismo, non più solo Cefalù del Village Magique, del Club Mediterraneo, ma una Cefalù che è stata in grado di reinventarsi attraverso i suoi imprenditori, attraverso, permettetemi di dire, i suoi amministratori.